Buongiorno, dalle sale dell'antico palazzo delle Rossoline di Fidenza. Ho accettato l'invito dell'assessore alla cultura, professoressa Maria Pia Parrigi, di realizzare una serie di incontri con i grandi pittori fidentini. Così, con l'aiuto del personale della Biblioteca di Fidenza, ho realizzato questi quattro breviari d'arte, quattro storie legate alla nostra città. Inizieremo con Oreste Emanuelli, il pittore contadino. Poi continueremo con Ettore Ponzi, il war artist fidentino che ha risposto alla violenza della guerra con la forza della sua pittura. Continueremo con i paesaggi dell'anima di Maurizio Bottarelli, un grande artista di fama nazionale. E continueremo infine con Gastone Bigi, un artista poeta la cui testimonianza è fortemente legata alla nostra città e parlerà direttamente ai nostri cuori. Grazie, vi aspetto. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere con noi in questo excursus di storia dell'arte che ci porterà alla conoscenza dei principali pittori fidentini del Novecento. Siamo nelle sale della Biblioteca Leoni di Fidenza, un luogo particolarmente suggestivo perché qui coesistono da una parte i libri del fondo librario del Comune di Fidenza e dall'altra parte la splendida quadreria di Oreste Emanuelli che il pittore fidentino nel 1974 ha voluto donare alla città, qualcosa come 1300 dipinti che ancora oggi sono qui, custoditi a testimonianza di un percorso artistico straordinario. Oreste Emanuelli, iniziamo con il pittore contadino, questa nostra rassegna all'interno delle storie dell'arte fidentina. Il pittore contadino è una definizione che, per quanto affascinante e anche dotata di una certa poesia, ci può portare però a identificare Emanuelli in una dimensione un po' limitata. In realtà Emanuelli è stato un pittore che è andato ben oltre l'idea del pittore solitario che vive a diretto contatto con la natura e che da lì non si muove. In realtà il suo percorso artistico l'ha portato ad incontrare e a confrontarsi con i grandi temi della storia dell'arte del Novecento. Oggi cercherò di illustrarvi attraverso una serie di immagini quello che secondo me è il percorso più significativo di Emanuelli. Ad aiutarmi c'è una data, 1920, proprio 100 anni fa. Emanuelli va a Parigi. È un Emanuelli giovane, 27 anni. Cosa va a fare a Parigi? Va a fare quello che tutti gli artisti giovani a un certo punto della loro vita cercano, cioè cercano la svolta, il confronto con i grandi nomi dell'arte, i confronti con le esperienze d'avanguardia, e Parigi all'epoca era la capitale dell'arte internazionale. Quindi va a Parigi, ma e accade qualcosa di particolare. Ce lo dice lui stesso in quello che ancora oggi è il documento forse più interessante per quanto riguarda la conoscenza di questo artista. C'è un'intervista che lui, nell'ultimo anno della sua vita, ha rilasciato a Guglielmo Ponzi e a Corrado Mingardi, e in questa intervista lui stesso ci racconta di questa esperienza parigina dicendo: in quegli anni ero stato anche a Parigi. Mi sembrava che vedere Parigi fosse vedere qualcosa di straordinario, di artistico. Invece non ho visto niente, anche perché ho lavorato per guadagnare, da vivere anche là. Facevo il decoratore. Quindi dice non ho visto niente, poi però aggiunge una cosa che secondo me dà una svolta fondamentale alla conoscenza del suo lavoro, perché dice: a Parigi andavo al Louvre. Lì passavo quasi tutti i giorni. Chi mi è piaciuto tra questi, tra gli artisti presenti a Louvre, era il Correggio. E così, quando sono venuto a casa, sono andato ancora a rivedere la cupola del Duomo e dico: il Correggio è insuperabile, ma orizzontato. Ecco, questo è un termine che mi ha sempre colpito molto, ma orizzontato, cioè ha indicato l'orizzonte, mi ha indicato la via. Quindi Emanuelli va a Parigi per confrontarsi con i pittori d'avanguardia, ma in realtà trova se stesso in Correggio. Cosa trova in Correggio di così importante? Lo ce lo dice sempre nella stessa intervista, facendoci capire quelli che saranno i due grandi temi della sua pittura da adesso fino alla fine della sua vita. Correggio, nei passaggi dei colori per me, e l'aria che ha dato il Correggio non l'ho vista negli altri. La cupola del Duomo, capirete, là si vede l'isolamento, si vede lo spazio, ha gettato via una volta e è andato sopra. Perché Correggio l'affascina? Perché Correggio
È colui che rende tangibile l'intangibile, cioè dipinge la luce, dipinge lo spazio. Ed è esattamente quello che Orelli, da questo momento in poi, farà per tutta la vita. A me piace l'idea che Oreste Manuelli abbia portato la luce dei cieli di Correggio sui campi della nostra pianura, che da questo momento in poi sono il punto di ricerca di tutta la sua arte. Ora, nell'affrontare il tema della luce, dello spazio, che sono i grandi temi di Emanuelli, c'è un quadro di Emanuelli che si chiama proprio Luce e Spazio. Ed è un quadro essenziale, un quadro fatto di pochissimi elementi, fatto solo di colore, che dà veramente una luminosità straordinaria. Quasi 100 anni prima c'è stato un artista, un pittore straordinariamente famoso, William Turner, che nel 1843 ha dipinto un quadro che si chiama Luce e Colore. Allora, proviamo a guardarli questi due quadri. Luce e spazio, Oreste Manuelli, luce e colore, William Turner. Che cos'hanno in comune queste due opere? Hanno una ricerca della luce e dello spazio che li porta ad annullare il soggetto e ad arrivare quasi a un'astrazione pura. I grandi artisti ci dicono che quando noi osserviamo a lungo un oggetto, un soggetto, e ne entriamo a far parte, la pittura si fa quasi di per sé astratta. Ci impossessiamo di quel soggetto a tal punto da interpretarlo in maniera assoluta. Ricordiamoci sempre che Paul Klee diceva: il pittore non deve dipingere l'albero, ma deve dipingere la natura e far sì che la sua opera, il suo quadro sia natura. Ecco perché i quadri di Emanuelli sono straordinari, perché quando noi appendiamo alle pareti un suo dipinto, non appendiamo la coppia di un paesaggio o la riproduzione di un luogo, ma appendiamo un pezzo di natura, appendiamo il paesaggio. Quindi non appendiamo un qualcosa che una semplice fotografia potrebbe sostituire, ma appendiamo una parte di quel giorno, di quell'esperienza che l'artista ha vissuto a diretto contatto con i campi. C'è un bellissimo aneddoto che mi è stato ricordato di un signore che incontra Emanuelli lungo l'argine dello Stirone, una giornata di nebbia dove non si vedeva nulla, la nebbia copriva tutto. Camminando, vede Emanuelli seduto in mezzo a un campo che sta dipingendo che cosa? Un muro di nebbia. Gli si avvicina e gli dice: Oreste, ma cosa stai dipingendo? Orelli si gira verso di lui e quasi seccato gli risponde: Non lo vedi, sto dipingendo la vigna. Ora la vigna non si vedeva, non c'era. Che cosa c'era? C'era la natura, c'era la nebbia. La nebbia nella vigna è esattamente quello che voleva dipingere Emanuelli, cioè l'effetto della natura nel paesaggio. Tutto questo porta Emanuele a un'immersione talmente personale nel paesaggio che ci porta a capire come arrivi a un certo punto a deformarlo addirittura al paesaggio. Cioè l'idea di un Emanuele che si siede in mezzo alla natura con il cavalletto nelle varie stagioni dell'anno e osserva ci deve anche far considerare sul fatto che Emanuele a un certo punto decide che il formato stesso del quadro deve cambiare, non più il formato rettangolare classico, ma una striscia. Ecco allora queste lunghe strisce di paesaggio, che sono però strisce di natura, che lui continuerà a dipingere per tutta la vita. Facendo questo, arriva molto avanti, cioè arriva a confrontarsi con i grandi nomi degli artisti che hanno affrontato il tema della dimensione del dipinto. Pensiamo a Monet, all'ultima serie straordinaria delle ninfee, che sono delle straordinarie finestre sulla natura. Pensiamo a quell'eccezionale quadro del 2007 che un artista contemporaneo come David Hockney ha dipinto, che si chiama Bigger Trees, e nel quale lui ha cercato di fare esattamente quello che ha fatto Emanuelli, cioè portare la dimensione quadro oltre i confini della pittura. L'ultima nota che mi permetto di fare su Oreste Manuelli ci riporta ancora una volta al 1920, quella data fatidica, perché tutti sanno che è andato al Louvre e che ha visto il Louvre Correggio, ma ci siamo mai chiesti che cosa ha visto di Correggio al Louvre? Al Louvre c'è un quadro straordinario che è Venere e Amore spiati da un satiro. Ora, se guardiamo questo quadro, sul quale si potrebbe parlare per ore, per la simbologia e la ricchezza iconografica che ha, noi dobbiamo immedesimarci in un giovane, Emanuelli, 27 anni, arriva a Parigi e vede questo quadro. Cosa nota il pittore? Nota una cosa che lo cambierà per tutta la vita.
nota la figura del nudo all'interno del paesaggio. Grande tema di storia dell'arte. Leggiamo cosa dice Manuelli a proposito. Ma la mia passione è sempre stata la figura. Avete visto i nudi, le donne nei prati? La figura nuda mi è sempre piaciuta molto. Sono figure quelle, dentro la natura, nel prato. La figura mi piace che sia contornata e che sia isolata nell'aria. Ecco l'altro soggetto di Emanuelli, la figura, il nudo. Ancora una volta, punto di origine, correggio. Ancora una volta questa figura straordinariamente sensuale, tra l'altro, è di una figura femminile che in questo recesso umbratile straordinariamente dipinto, perché noi possiamo notare ogni dettaglio di questa natura molto fisica, molto forte, e ci riporta proprio a questo, a quello che diceva Emanuelli. Quindi anche quando dipinge la figura umana, anche quando si confronta col tema della figura, Coelli non è un pittore dagli orizzonti limitati, ma è un pittore che vuole andare oltre e che, per dirla con le parole di Lucian Freud, un altro grande artista che sarebbe piaciuto moltissimo a Coelli e con il quale c'è un'affinità straordinaria, vi invito ad andarlo a vedere. Cosa vuole fare Emanuelli? Sentite cosa vuole fare Freud nei suoi dipinti. Voglio che il dipinto sia fatto di carne. I miei ritratti devono essere ritratti di persone, non simili alle persone. Grazie.